perché mi hanno lasciato con la testa fuori? Comani di vento e grandine mi infilano uno di quei teschi. Non è d'oro, è di ferro. E con una vite stringono questa calotta di ferro il mio cranio. Stringono! Fino a quando sicuramente il cervello mi spruzzerà fuori. Stringono! 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 Lei fa 7 elettroshock ed è una cosa terribile. È stato confusionale al punto che lei aveva, mi ricordo, la carta d'identità con la sua fotografia e diceva: chi è questa? Io mi sono reso conto che cosa può essere di distruttivo l'elettroshock. Perché se avesse continuato perdeva tutto, tutta la memoria. Io mi chiamo Goliarda e devo dire che quando scoprii che tutte le altre bambine si chiamavano Maria, Anna, Giovanni, ci rimasi un po' male. E anche se in casa dicevano che mi chiamavo così perché avevo avuto un fratello, Goliardo, morto annegato prima che io nascessi, beh, la cosa non mi convinse per niente. Ed anche molto, ma questa mia ricerca solitaria mi ha condotto alla morte! Qui dentro. Ho fatto male a cominciare! Ho fatto male a cominciare, ho fatto proprio male, sì. Adesso mi trovo qui con nastri, camicette, libri ammucchiati, tutto in mezzo al pavimento, quasi che non potrò più uscire. Resterò sempre lì, lo sai. Rimettere tutto dentro la rifusa, buttare tutto. Ci avevo pensato, ma non so come fare, sarebbe liberarsi in cercare tutto. Sono solo per fare spazio. Ho fatto male a cominciare. E l'alito gelato del vuoto non equivale forse alle sabbie mobili del disordine. Non c'è niente da fare. Per fare ordine bisogna prima toccare il fondo del disordine. Il cortile chiamava Ricciolona la figlia e Minchiona la madre. La Minchiona invitava a ballare tutte le bambine e le ragazze del cortile e anche del vicinato. Venite, venite a ballare con la mia bambina. La Ricciolona si vestiva da uomo con gli abiti del fratello morto incontinente e poi ci faceva ballare a coppie accompagnandoci con la chitarra. Cominciava così. Metteva i dischi, e noi tutte ballavamo. La madre girava mettendoci di spavato. Ne me quitte pas, je t'inventerai tes mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Si calmi. Su, si calmi. Si calmi. Ma non pensi a sua madre ora, no. Faccia attenzione a se stessa. Ecco, ad esempio, questa stanza le ricorda una stanza della sua casa di Catania? No, no, qui non sono a Catania. Bene, no. Bene, bene, molto bene. Dobbiamo ricordare.
riempire questi anni che gli elettroshock hanno totalmente cancellato. Dunque, sua madre fece le valigie, ricorda? Poi prendeste quel treno, partiste per Roma e lei si iscrisse all'Accademia. Cerchi di ricordare. Ricordi? Accademia. Accademia d'arte drammatica. Direttore Silvio D'Amico. Io avevo 16 anni e la sera a Roma faceva tanto freddo a Roma, sì. La notte era fredda. Frenetico, lettera, ricordo, medico, metodo, concedente. Sì, sì, è da mia madre che ho imparato l'oscillare ritmato e sempre uguale della testa. Quante volte l'avevo accompagnata con gli arti contorti in un ammasso pesante e rigido, annodati dall'ossessione come il ferro di quei cancelli. E quante volte l'avevo vista uscire di là col suo passo di un tempo, lento e morbido, e il sorriso ricomposto, ironico e dolce. No, non posso andare avanti, mi devo fermare. Non posso andare avanti in questo passato. È difficile crescere dalle erbe appassite del passato. Non crescerò più, resterò ferma, chiusa in un oggetto muto, senza emozioni. Non violate questo segreto, no, non lo sezionate, non lo catalogate per la vostra tranquillità, per paura di percepire il profumo del vostro segreto sconosciuto, insondabile a voi stessi, che portate chiuso in voi fin dalla nascita. Anch'io sono poesia, anch'io sono poesia, svegliati, anch'io sono poesia. Svegliati, si scordarono riesser pure, si scordarono riesser pure. Ecco. Ancora non scriveva lei? Sì. Ah, aveva già... Lei aveva già cominciato a scrivere le poesie. Ognuno aveva un segreto, trattolo con rispetto, che è solo vero, chiuso dentro petto. Ognuno aveva sua porta e sapeva signore, non la disfiziare, non fatevi scandare, così potete dire con sentimento muto che già dentro t'appunto morse per chi ha vissuto.